All'inizio io sono partita fare in modo che la mia vita non venisse sprecata. Invece poi ho scoperto che sono io che ci torno perché sono molto più contenta in Africa che in Italia. Fuam Medici con l'Africa. Il nome dice chi siamo e che cosa facciamo. Siamo medici, operatori sanitari, lavoriamo in Africa, Africa subsahariana. Attualmente siamo in 7 paesi. Per noi la scelta fondamentale è i paesi più poveri, le aree più povere. Noi quello che ci diciamo è proprio lavorare nell'ultimo miglio del sistema sanitario. Questo è il nostro mandato. Quindi lavoriamo in Africa, siamo medici, vogliamo lavorare con l'Africa, non siamo medici per l'Africa, non vogliamo essere. Non facciamo emergenza, facciamo sviluppo, che vuol dire per noi crescere insieme, crescere con l'Africa. Questo è chi siamo, che cosa facciamo. Attualmente stiamo supportando, gestendo 15 ospedali in 7 paesi, 3 università, abbiamo circa un centinaio di operatori stabili sul campo, assieme a tutti gli altri operatori locali. Il progetto più importante che stiamo sostenendo è prima le mamme e i bambini, per garantire l'accesso gratuito a un parto sicuro alle mamme e la cura dei neonati. La mortalità materna, la mortalità infantile è altissima, da qui nasce il nostro impegno in particolare proprio a favore delle mamme e dei bambini. La maternità non è una malattia, è un dono grande della vita, del Signore, di chi vogliamo. E per questo la difesa fin dall'inizio è un dovere sacrosanto. Questo è il nostro compito, lo stiamo facendo in 4 paesi, Etiopia, Uganda, Tanzania, Angola. Su questi 4 paesi vogliamo garantire tutto questo, con l'aiuto di tutti, con 5 per 1000, con la condivisione delle idee, con un contributo. Un parto costa 40 euro, ci vuol poco, maglioni in meno, siamo in crisi, però credo che la solidarietà faccia parte, sia uno di quei valori fondamentali del nostro vivere, per sentirci anche meglio, per essere un po' più sereni, per essere un po' più contenti. Okay. Di Varese nasce nel 2011, è un gruppo di appoggio, anche perché quando è stato fondato il CUAM più di 40 persone proprio originarie di Varese provincia sono partite proprio come il CUAM con volontari, non solo medici ma anche appunto operatori sia sanitari che non. Ci siamo fondati appunto nel 2011 nel ricordo di uno di questi medici, il dottor Giorgio Gadiva, che era un chirurgo dell'ospedale di Angera. E adesso appunto continuiamo un po' con il suo spirito a promuovere appunto questi valori che il CUAM ha, con degli eventi di sensibilizzazione appunto sull'Africa e i suoi problemi, ma anche come in questa occasione della settimana africana per valorizzare quella che è la ricchezza dell'Africa e della sua cultura e del suo intelletto.